Gianni Colacione per Libre TV, oggi 8 agosto 2013, siamo al Caffè Andreotti a Roma in compagnia di Andrea Mauri. Andrea Mauri già l'abbiamo avuto su Libre TV in occasione della presentazione di un suo libro, era Attenta Vigilante. E oggi parliamo di un nuovo libro che ha scritto, La discesa in campo di Comunione e Liberazione. Andrea Mauri ha scritto questo libro con l'edizione Reality Book e la prefazione di Massimo Bordin. Si ripercorre quindi il filone, tra virgolette, dossieristico, se così possiamo chiamarlo, con un neologismo, che è un po' un modo per ripercorrere la storia recente dell'Italia repubblicana attraverso praticamente le fonti di polizia, della questura, del Viminale, cioè del Ministero degli Interni, su fenomeni sociali che in qualche modo erano di interesse per quanto riguarda lo Stato negli anni scorsi. Presumo che anche adesso sia ancora presente questo servizio. Andrea Mauri, ecco, su questo, diciamo, sistema di ripercorrere la storia dell'Italia, ci vuoi dire qualcosa? Sì, allora, innanzitutto grazie a Libre TV per questa occasione di nuovo. Ma guarda, la storia d'Italia dal dopoguerra in poi è caratterizzata da tutta una serie di controlli da parte delle forze di polizia e dalle forze dei servizi segreti molto molto capillare, molto intenso. E questo controllo prende tutti i movimenti politici, tutti i partiti, nessuno escluso, anche quelli più legalitari, più diciamo che possono essere visti come quelli più vicini al potere. I motivi sono sostanzialmente questi: da un lato c'è una preoccupazione di prevenzione di possibili, diciamo, pericoli per l'ordine pubblico, dall'altro c'è proprio la necessità di individuare se questi pericoli dell'ordine pubblico possono diventare, diciamo, anche problemi per la sicurezza dello Stato. Allora anche movimenti assolutamente tranquilli, come possono essere come una Liberazione, come può essere tutto un certo associazionismo anche legato al mondo religioso, in realtà viene monitorato e schedato. Per non parlare poi di partiti grandi come il Partito Comunista o la Nuova Sinistra italiana, che è assolutamente vigilata anche con servizi molto particolari. E in questo senso, appunto, come una Liberazione non fa eccezione. Non fa eccezione, come non faceva eccezione quel movimento da cui nasce come una Liberazione, che è Gioventù Studentesca. Gioventù Studentesca è stato un movimento importante negli anni 60, fondato da Don Luigi Giussani, e era un movimento assolutamente, diciamo, ecclesiale, con una vocazione, diciamo, quindi al sociale molto forte, inteso anche come strumento di educazione verso i giovani dal punto di vista religioso e dal punto di vista della propaganda, legato all'ambiente ecclesiastico. E come esiste appunto il controllo su Gioventù Studentesca, così continua anche su Comunione e Liberazione. E in questo senso le carte di polizia sono comunque molto interessanti, perché rispetto a questo movimento noi abbiamo sono depositati parecchi fascicoli all'archivio centrale dello Stato che ci dicono esattamente come funzionava la Comunione e Liberazione, così come ce lo diceva Gioventù Studentesca. Una cosa appunto che emerge dal tuo libro, che leggo, è molto interessante, è che emerge l'azione del Ministero dell'Interno non solo con, diciamo, quelle che potrebbero definirsi strettamente finalità istituzionali, ma anche politiche, nel senso che in qualche modo questo Viminale, che era sempre in qualche modo occupata la poltrona del Ministero degli Interni da qualcuno della Democrazia Cristiana, faceva un po' anche un servizio di controllo alla corrente a cui faceva capo questo ministro. No, cosa buffa, che poi viene sottolineata in modo esemplare da Massimo Bordin, che cura la prefazione al libro, è proprio questo: che in realtà molte delle notizie che la Viminale riesce a avere tramite il Dipartimento di Pubblica Sicurezza,
e quindi dalla prefettura, soprattutto dalla prefettura di Milano, dove il movimento è molto forte. E in realtà appunto molte queste notizie poi in realtà potevano anche benissimo procurarsi facendo un semplice rassegna stampa degli articoli che in quel periodo, parliamo sempre degli anni 70, erano usciti. Però diciamo, l'interesse di queste relazioni è proprio questo. Nel 75 Comunione e Liberazione si presenta nelle liste della Democrazia Cristiana alle elezioni amministrative con 120 candidati, anzi con diverse centinaia di candidati, ben 120 vengono eletti e un'ottantina in Lombardia. Questa cosa crea indubbiamente un certo preoccupazione all'interno della Democrazia Cristiana, che esce fuori da una batosta presa sul referendum sul divorzio, e quindi c'era tutta una tensione molto forte all'interno di quel partito, perché chiaramente c'era una resa dei conti forte dopo il referendum sul divorzio, è stato nel 1974, e nel 75 poi con le amministrative questa cosa verrà confermata con un successo da parte delle sinistre, dal Partito Comunista e dal Partito Socialista, che conquisteranno le città più importanti, compreso anche Napoli, che era un vero e proprio feudo centrista. E in tutto questo clima appunto particolare, da febbraio del 75 e poi successivamente, subito dopo l'elezione, avere così tanti eletti di area Comune Liberazione suscita molto interesse, e la Prefettura di Milano scrive delle relazioni che sono secondo me dei piccoli saggi di storia politica, di sociologia politica, su cui insomma ho pensato bene di pubblicarlo. Però diciamo, questo è un aspetto. L'altro aspetto, come dicevo prima, è la routine che poi c'è nel controllo. Io cito per esempio il fatto che ci sono moltissimi telex, note varie sui pellegrinaggi che Comunione Liberazione e prima ancora Gioventù Studentesca organizzano, da Milano passano ad Assisi e poi vanno a Roma, e quindi c'è uno scambio anche divertente con questo linguaggio molto criptico dei telex, e quindi c'è questo controllo, diciamo, di ordine pubblico, direi quasi da polizia stradale, no? Ecco. Però accanto a questo ci sono queste relazioni, e la Prefettura di Milano soprattutto entra nel vivo del dibattito politico su Comunione e Liberazione e dice delle cose importanti. Da un lato, che cosa dice? Dall'altro dice che questo successo di Comunione e Liberazione è da inquadrare nell'ambito della crisi della Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana è appunto sballottata dopo la sconfitta del 1974, e il CL è invece un movimento ecclesiale molto capillare, è appoggiata anche in parecchie parti d'Italia da vescovi, da alcuni vescovi e alcune diocesi, e quindi diciamo, prende per così dire la testa del corteo di un movimento integralista, e quindi ha questo successo, e questo la polizia lo sottolinea in modo particolare. Allora che cosa fa? Incomincia a esaminare la struttura di Comunione e Liberazione. Quindi amministrative del 75, abbiamo visto buoni risultati del Movimento Popolare, ma c'è stato il referendum sul divorzio, che in qualche modo è una sconfitta di tutta l'area cattolica. Sì. Don Giussani in qualche modo si preoccupa della deriva un po' laica che prende la Democrazia Cristiana, e Comunione e Liberazione, in cui già Formigoni si fa sentire abbastanza forte, poi ci dirai anche, comincia in qualche modo ad essere vista dalla Democrazia Cristiana un po' come un pericoloso fuoco amico, cioè qualcosa di molto ben organizzato, e questo viene rilevato, se non sbaglio, chiedo conferma, anche appunto da questi rapporti, diciamo, del Ministero degli Interni, in cui si dà molto, diciamo, si sottolinea molto questa capacità organizzativa. C'è proprio anche uno sforzo di elaborazione, perché poi la polizia alla fine interessa alcuni dati. Io l'ho visto anche con momenti completamente diversi, no? Quelli di Area Radicale per esempio, piuttosto quelli della Nuova Sinistra. Interessa capire quante persone stanno all'interno di un movimento, chi sono i leader, quali sono le finalità, quale pericolo per l'ordine pubblico, sostanzialmente questo meccanismo si moltiplica per tutti i movimenti che loro schedano.
Tant'è che c'è anche uno sforzo abbastanza buffo di individuare dal numero di preferenze che ognuno di questi consiglieri riescono a prendere, moltiplicarlo con un coefficiente che non riesco a capire come, per capire poi quanti l'area di riferimento. Poi su questo poi cascano come delle pere cotte, perché una volta dicono CL ha 100.000, 150.000 aderenti, poi sbagliano, danno un altro numero. Però c'è questo tentativo forte, tentativo diffuso. E in realtà la cosa interessante, noi dobbiamo anche collocarci in quello che succede in quegli anni, ed è molto importante questa fase, prima fase di Comune Liberazione, perché la sua organizzazione, la polizia individua, dice sono come il PC. Allora, in che senso? Sono come il PC nel senso che hanno i loro iscritti, adepti, sono fortissimamente motivati a livello ideologico, e quindi questa è una caratteristica. Usano un linguaggio molto simile a quello del PC. C'è tutta una critica, per esempio, sulla scuola che Comune Liberazione fa, che usa diciamo, una terminologia particolare, la rivoluzione, l'assemblearismo, la critica alla scuola borghese, tutto un linguaggio di sinistra. Lo stesso Formigone, no? Allora era barbuto, sembrava, come dice Bordini, sembrava capanna, no? Appunto, no? Per dire, c'è tutto un linguaggio che cerca di simulare diciamo, il linguaggio usato dalla sinistra, e agisce come delle piccole cellule. Cellule che poi in realtà sono molto capillari, perché la rete delle parrocchie, la rete del sociale, la rete diciamo anche appunto che riguarda il politico. C'è una casa editrice molto importante che è Yakabook, che pubblica moltissimi libri anche di area di sinistra, diciamo, no? Quindi tutto questo lavoro, la polizia, la cosa interessante è che fa questo lavoro di capire e riesce a individuarlo con parole secondo me anche efficaci. Questo mi ha portato poi appunto a pubblicare queste relazioni. È un argomento che hai appunto toccato in queste ultime tue parole, è l'attenzione che ha Comune Liberazione nei confronti della scuola. Un pochino utilizzando questi, diciamo, questi documenti, questo archivio datato, però molto importante, appunto del Viminale, come lente, possiamo un po' capire un po' qual era la concezione che aveva Comune Liberazione e cos'è che in qualche modo la preoccupava. Si parla, ho letto, che in qualche modo erano anche contrari riguardo ai finanziamenti che venivano ridotti per le scuole cattoliche. Insomma, c'era una certa impostazione che in questa area della DC, all'interno, insomma, comunque sia dell'organizzazione politica cattolica, si stava ingrossando ed era orientata in un certo modo. Sì. Allora, praticamente diciamo, il discorso si potrebbe sintetizzare in questo modo. Loro sono contrari a una scuola di tipo laico, questa è la base. Cosa si intende con questo? C'è la scuola che è neutra rispetto alle vicende religiose, alle vicende spirituali, è criticata, ma viene criticata da un punto di vista particolare. Cioè si dice la scuola laica è l'esempio di una scuola tecnocratica, di una scuola che mira all'efficientismo e non mira alla spiritualità dell'uomo. Questo viene evidenziato soprattutto in un volantino che ho pubblicato, con tutto un giro di parole, ma direi che la sintesi è questa. E allora cosa è? Lo Stato che compito ha? Lo Stato ha il compito di finanziare tutte quelle attività che possono aiutare alla formazione spirituale della persona. E su questo c'è chiaramente molta polemica con la componente laica. Per esempio in Piemonte, appunto, riporto una polemica che è stata aperta con Liberazione, perché in quel momento la Regione Piemonte era contraria a dare finanziamenti alle scuole private sulla base di una separazione tra Stato, diciamo, tra funzione dello Stato laico e funzione della Chiesa. La cosa interessante con la Liberazione è che usa un linguaggio che apparentemente sembra molto di sinistra, molto, diciamo, rivoluzionario, ma in realtà nasconde questo obiettivo. Le parole che io riporto di John Giussano in un'intervista che lui rilancia
affermano proprio questo aspetto integralista. L'integralismo poi è in fondo è sostanzialmente questo, non viene assolutamente negato. La polizia tutto questo lo capisce. Ho visto anche che hanno fatto uno sforzo, questa è una cosa divertente, forse bisognava sottolinearlo meglio, ricopiano dei piccole parti di dossier fatte dai giovani socialisti, all'epoca molto, diciamo, liberali, molto libertari, proprio per evidenziare questo aspetto. In tutto questo poi con una liberazione viene anche in qualche modo difesa per un aspetto, cioè in quegli anni molto turbolenti, si parla di una guerra civile strisciante in Italia, c'è stato tra varie componenti, effettivamente la Comune di Liberazione ha subito molti attentati. La sconfitta per la DC al referendum sul divorzio, come dicevo prima, apre tutta una grossa discussione, una discussione che è anche ideologica, nel senso che questo partito va via via laicizzandosi, cioè da partito puramente clericale e puramente espressione cinghia di trasmissione del Vaticano, della Chiesa, eccetera, diventa un partito dove la riflessione prende anche altri temi, dove la riflessione sul clericalismo viene attenuata moltissimo. Don Giussani, con quell'intervista di cui parlavo prima, mette un punto fermo: dobbiamo stare attenti a fare operazioni con loro perché sono in realtà molto più laici di quanto noi possiamo immaginarci. L'operazione in realtà di CL dentro la DC non viene quindi apprezzata da Giussani, ma continua, e sarà il trampolino di lancio poi di alcuni personaggi importanti come Formigoni, come Borruso e altri personaggi che diventeranno componenti, entreranno a far parte della DC e diventeranno leader politici. Quindi sarà una vera discesa in campo, per questo il titolo, è proprio in quegli anni lì dove CL diventa componente politico, con alcune ambiguità. Per esempio, la componente politica di CL informalmente è il Movimento Popolare. Sul Movimento Popolare io non ho trovato nessun fascicolo, e c'è questa confusione che anche fa comodo anche a CL, perché comunque è un nome accreditato, un marchio, diciamo, di fabbrica ben speso. Il Movimento Popolare doveva diventare questa componente politica, ma in realtà sono sempre loro nella linea di massa. Un'altra cosa che volevo chiederti in qualche modo esplicitare meglio è praticamente il fatto che Comunione e Liberazione dà oggetto per fini di prevenzione, perché potenzialmente un pericolo, diventa, soprattutto io penso, poi mi confermerai tu, soprattutto dopo il referendum sul divorzio, quindi in qualche modo l'uscita vittoriosa dell'ala laica, insomma della sinistra e così via, diventa invece oggetto quasi di protezione da parte degli attacchi di gruppi extraparlamentari, soprattutto dell'ala di sinistra? Sì, beh, Comune Liberazione, come dicevo prima, viene attaccata anche fisicamente, molti esponenti vengono presi a sprangate, c'è un'area proprio molto fosca, diciamo, questo va assolutamente riconosciuto. Ma con questa operazione messa in piedi nel 75-76, poi con le elezioni politiche del 76, CL all'interno della Democrazia Cristiana diventa un vero punto di riferimento cattolico politico importante, e loro replicheranno poi questo a livello politico, replicheranno l'esperienza sul referendum sul divorzio anche nel 1981 con il referendum sull'aborto. È vero che in quel caso ci sono anche altri soggetti politici come il Movimento per la Vita, che sempre nasce nell'area Cassini, appunto, però indubbiamente CL anche in quel caso ha un'importanza notevole. Bisogna tenere presente che tutta questa area politica che fa riferimento alla Chiesa è anche molto divisa, molto frastagliata. Le ACLI, per esempio, nel 1974 sono a favore del divorzio. Quindi questo è importante, il Movimento per il Divorzio ha nel mondo cattolico anche degli appoggi,
con appunto le acri, come tutta una serie di preti del dissenso, che anche loro in quanto tali vengono poi schedati dalla polizia, questo va sempre detto, ma che porteranno a una riflessione, a un dibattito molto intenso in quell'area. Allora cosa succede? È vero che perde come una liberazione il referendum, è vero che anche la DC perde, ma all'interno di questa minoranza prendono la testa del corteo, insomma. Questo è interessante. E chiaramente il Ministero dell'Interno, il democristiano di turno, come si diceva prima, questa cosa gli pare, insomma, fatemi sapere come agiscono. Qui nel libro non si parla di quell'altro fenomeno che è la compagnia delle opere, perché non ho trovato materiale su questo aspetto, che sostanzialmente nasce negli anni Ottanta, però questa fase, prima fase con l'immigrazione, è importante perché prelude a tutta una serie di questioni anche organizzative di Comune Liberazione, con la sua entrata in campo a livello finanziario, con appunto una gestione di imprese, di cooperative, eccetera. Quindi è un momento importante per la DC, per CL, ma devo dire anche per l'intero paese. E poi viene fuori, emerge la figura di Formigone, indubbiamente interessante. Si accenna nelle relazioni di polizia anche a come non c'è un tesseramento di Comune Liberazione. Questo infatti, come dicevo prima, lì assomiglia un po' alla sinistra, un po' di certi ambienti. Esatto, no? Esatto. Poi per altri versi gli ricorda il PC, quindi da questo punto di vista la polizia è un po' spaesata, no? Però esiste un'organizzazione molto verticistica, nascosta, su cui io un po' ho tralasciato, perché poi la polizia ne parla poco, però esiste, se ne sa molto poco di questo, anche adesso se ne sa molto poco, adesso che CL ha anche un periodo di crisi importante. Ci sarebbe da dire anche qualcosa sugli aspetti finanziari che qui vengono esaminati in due passaggi. Un passaggio viene fuori in modo preciso con la gestione dei beni immobili da parte CL a Milano. La polizia fa un elenco di una serie di appartamenti molto importanti e vanno a vedere, ma di chi sono? Sono tutte legate all'ambiente ecclesiale, l'ambiente del vescovato milanese, e dall'altro con una polemica riguardo al finanziamento internazionale di CL. Si parla, in quegli anni lì si è parlato di un possibile finanziamento di 350.000 dollari da parte della CIA, e c'è stata tutta una polemica molto grossa per un paio d'anni. Poi a seguito anche di un articolo che uscì sulla stampa nel 75, in realtà dopo 2 anni è venuto fuori che questo non era vero e che serviva alla polemica politica, insomma. Questi sono i riferimenti finanziari, su cui ho trovato del materiale, era interessante. Finanziamenti, che comunque sia, come notizia, questi da parte degli Stati Uniti potevano essere più che plausibili, essendo che all'epoca sappiamo che le preoccupazioni per quanto riguarda la diffusione del comunismo era forte da parte degli Stati Uniti, e soldi ne venivano, e quindi era abbastanza plausibile come... Su quel finanziamento lì in realtà si è visto che non era così forte. Invece è molto forte che appunto molti vescovi usavano CL come punto di riferimento, ma anche adesso a Milano indubbiamente è così. Questo mi pare. Poi chiaramente la ricerca è limitata nel tempo. Devo dire che poi la polizia sono anche degli abili narratori, va sottolineato. Sì, possiamo apprezzare in questi documenti che tu hai riportato il solito italiano da Questurini, in qualche modo, che è una cosa un po' particolare, è quasi un dialetto d'ufficio, come potremmo chiamarlo. In chiusura di questa intervista, ovviamente ricordo la discesa in campo di Comunione in Liberazione di Andrea Mauri, le edizioni Reality Book e la prefazione molto importante e ben fatta di Massimo Bordin, progetti editoriali futuri. Allora, per quanto riguarda il materiale su cui io da anni sto lavorando,
in realtà è materiale che è a un livello particolare, cioè materiale delle prefetture e dei vari organi di polizia che riguardano la sicurezza, non riguardano tanto la sicurezza dello Stato quanto, diciamo, prevenzione e controllo dell'ordine pubblico, da cui vengono fuori tutta una serie di considerazioni. È chiaro che poi i servizi segreti interagiscono con le prefetture e le questure in modo anche profondo, ma sempre in relazione a questo aspetto. Per cui interagiscono come? Interagiscono parlando, dando qualche notizia rispetto a possibili pericoli per lo Stato, perché i servizi segreti si occupano sostanzialmente di questo. Quindi è un livello diverso, però è interessante perché è un livello anche molto capillare, molto, diciamo, diffuso e così via. Io ritengo che tutta questa roba deve essere pubblicata, mandata, eccetera. Uno Stato libero è forte, uno Stato è forte nel momento in cui non ha paura di se stesso, dei suoi cittadini e dell'organizzazione interna. Come anche riguardo alla sicurezza dello Stato, fatto salvo alcune veramente diciamo momenti, ma in realtà anche quello che Wikileaks è riuscito a pubblicare in realtà non mi pare che sostanzialmente si possa dire abbia attentato allo Stato. Insomma, su questo c'è da dire che a livello storico per fortuna si stanno aprendo molto gli archivi, si stanno aprendo gli archivi anche sul caso Moro, dei servizi sono depositati nei due archivi di Stato di Roma, credo che ci sia tutto, insomma, su questo è una discussione, ma insomma c'è un tentativo da parte, da un lato del Ministero dell'Interno e dei Beni Culturali, e dall'altro è una richiesta forte di fare storia anche attraverso queste fonti, questo è molto importante. Per questo io a settembre uscirò con un altro testo sul controllo sull'associazionismo ebraico e sionistico in Italia, dal dopoguerra in poi, che è un momento molto particolare, verranno fuori anche lì degli elementi interessanti di analisi e magari ne riparleremo. La discesa in campo è Comune Liberazione, il sottotitolo è Organizzazione, politica e collegamenti finanziari nel report del Ministero dell'Interno degli anni 70, prefazione di Massimo Bordin, l'editore è Reality Book, io sono l'autore Andrea Mauri. Grazie ancora Andrea Mauri, appuntamento con lui e a tutti voi che ci avete seguito su liberi.tv. Grazie ancora. Grazie.